tredicesima edizione della settimana dei bambini del Mediterraneo, Primavera nel Mediterraneo, dove soffia la speranza, è stato il titolo che abbiamo voluto dare quest'anno a una particolare edizione perché si inserisce in un contesto di tensioni e di movimenti nel Mediterraneo. E abbiamo voluto legare questa nostra esperienza che parte avendo al centro i bambini, i ragazzi, le future generazioni. Da anni appunto affermiamo che solo se le future generazioni avranno la possibilità di costruire scambi veri, reali, con ragazzi di altre culture potranno essere la base per costruire appunto il nuovo Mediterraneo. Ieri c'è stato un grandissimo, immenso corteo con la presenza di rappresentanti della Nigeria, del Burkina Faso, del Perù, della Cile, del Messico, e abbiamo degli albanesi e di altre esperienze, con un mare di bambini, di giovani, di ragazzi. Questo messaggio forte che è partito, mai così forte come quest'anno, da Piazza della Libertà di Ostuni come Piazza dei Bambini del Mediterraneo, credo sia stato forte, perché in questo momento abbiamo una guerra in Libia, una situazione molto incerta in Egitto. L'Egitto credo che, essendo uscito da una dittatura come quella di Mubarak, ancora non si intravede una possibilità di tempi ravvicinati di una costruzione di un regime democratico. Domenica si vota in Tunisia, in Siria ieri o l'altro ieri è stato ucciso un esponente dell'opposizione, in queste ore c'è lo scambio dei prigionieri di 1.000 palestinesi con un israeliano. Ecco, diciamo c'è una situazione. L'altro giorno a Roma si è manifestato per esprimere il disagio di tanti cittadini italiani, purtroppo la violenza ha coperto quello che poteva essere il messaggio forte. Allora Ostuni si pone in questo momento come una piazza, un luogo in cui intellettuali, uomini di cultura, donne, esperti, delegazione, bambini, docenti si incontrano per rafforzare un valore, che è quello della cultura prima di tutto, l'educazione all'apertura e le esperienze di dialogo con le altre culture. Oggi è stata una giornata particolarissima con tantissimi esperti che sono andati a incontrare migliaia di ragazzi nelle scuole del Brindisino. E questi momenti che sono stati un po' vissuti all'insegna della poesia, delle storie, dei racconti, dell'arte, della creatività, del cinema, della fotografia, ecco, credo che sia stato un buon incipit ieri con questo grande corteo e con l'incontro dei consigli comunali dei ragazzi, che è stato credo uno dei momenti più alti, proprio per il confronto tra consigli comunali dei ragazzi e sentire i sogni, i desideri, la voglia di cambiamento di questi ragazzi. Ecco, questa è la tredicesima edizione della settimana dei bambini del Mediterraneo, che parte da Ostuni, ma appunto che vuole farsi sentire in tutto il Mediterraneo.